E martedì mattina siamo sotto il palazzo ex Alitalia, che è stato occupato proprio sabato notte, e si sperava in una possibile permanenza per un po' di tempo, invece pare che oggi ci sia lo sgombro. Sì, è partito stamattina, le notizie ieri erano alternative, non si capiva, non si sa nemmeno se questo sgombero abbia un fondamento di legalità, perché i giornali dicono che c'è stato il tavolo prefettizio che ha ordinato, noi non abbiamo notizia di questa cosa, sta di fatto che la situazione è questa, insomma, il sindaco in maniera dura ha preteso questa roba, si sono create anche delle notizie contrarie alla verità dei fatti, cioè qui nessuno è stato colto in flagrante, qui si era già dentro da qualche giorno. Loro hanno dato la parola che potevamo rimanere, invece poi hanno chiuso 4-5 persone del nostro staff e le hanno sequestrate, come si dice. Su richiesta del sindaco. Come è avvenuto questo? Allora, cioè, c'è stato un accordo diretto fra noi e Digos riguardo la permanenza civile in questo posto per il tempo necessario a cominciare una trattativa per poter stare qua per un po', perché comunque noi necessitiamo, non è messa bene, necessitiamo di assistenza per 200 persone, perché non abbiamo più uno stabile dove poter andare. Nel momento in cui sono uscite le donne e i bambini, siamo rimasti in 4-5, siamo stati chiusi dentro, quindi io denuncio comunque un sequestro di persona. E praticamente ci è stato detto che da quel momento lì iniziava lo sgombero. Cioè proprio tradimento così, tant'è che la Digos, vergognandosi, se n'è uscita e non ha partecipato. E il sindaco invece, tutto bello baldanzoso e sorridente, insieme ai suoi accoliti, pensava che buttare fuori 5 persone stanche, morte, perché è da stamattina, no, è dall'altro ieri che non dormiamo, che siamo in giro a cercare una soluzione, fosse una cosa semplice. Ha detto delle cose discutibili, insomma, ha fatto il Salvini della situazione. Tornatevene a Milano, come se noi fossimo cittadini che venivano con i barconi dall'Africa. Qui ci sono cittadini italiani, gente che comunque ha la residenza, gente anche di Sesto, c'è dentro di tutto. Dopo averli fatti sfogare un po' menando donne e bambini, perché questo è successo, domani avremo anche i referti di alcune persone che le hanno prese, sono fatti male, cioè. Oggettivamente le hanno prese perché davano via calci e pugni a raffica, e dopo aver fatto una brutta figura lì, le nostre donne e i nostri bambini che avevamo cacciato fuori sono rientrate e hanno spinto il cordone, hanno sgomberato il cordone che c'era lì e abbiamo ripreso possesso dello stabile. Aldo dice 26 per 1, casa per tutti, miseria per nessuno. Abbiamo gridato questa bellissima frase che sarà nel mio cuore per sempre. Poi siamo entrati due poliziotti, uno io stavo piangendo, ero piena di lacrime. Un poliziotto ha iniziato a ridere vedendomi piangere, quindi ero comichissima quando stavo piangendo. Io stavo piangendo, facevo Madonna ridere tantissimo, e una mia amica l'hanno spinto contro una porta e gli fa male praticamente metà corpo. Quindi io credo che questa polizia non sia polizia e fa solo i fighetti con il costume. Tu qua ti senti in famiglia? Io qua mi sento in famiglia perché e c'erano altre opportunità di andare senza il papà, e io senza il mio papà non sono al sicuro per niente. Se c'era mio papà in questo momento io non avrei pianto, perché io senza mio papà non posso vivere. Mi stai dicendo questo perché vuoi dire che senza la possibilità di prenderti una casa in affitto rischi, la tua famiglia rischia di essere divisa, di essere divisa e di andare in galera, e quindi crescere anche senza tuo padre sostanzialmente. Sì. Perché vi mettono in comunità con posti diversi. Sì.
noi stiamo facendo delle trattative per cui alcune delle famiglie che sono le famiglie con delle situazioni proprio più disagianti gli stanno proponendo delle soluzioni che noi stiamo valutando e stiamo vagliando insieme a loro, che comunque in questo momento per quanto ci riguarda sono delle situazioni a quanto pare dignitose. 50, ma non per tutti. 53. No, non per tutte le famiglie, no, sono circa 53 persone, ho capito bene. No. Si parla di circa 12-13 famiglie. Come avevate detto voi, sia qui in Alitalia che in Via Oglio, fornivate un servizio indiretto al comune, avete ospitato anche dei senza tetto in via direttamente al comune. Quindi da una parte non vi riconosco, non vi legittimano, ma dall'altra parte però diciamo vi utilizzano. C'è una sorta di ipocrisia in tutto questo, o sbaglio? Adesso siamo stati legittimati perché dopo il censimento comunque si sono attivati nel cercare una soluzione e anche oggi abbiamo il tavolo di trattativa con tutto, che è stata fatta l'occupazione. Il tavolo di trattativa è andato avanti. Intendevo legittimarmi come funzione pubblica che avete fornito ospitando i senza tetto o persone senza casa inviate anche dalle istituzioni, no? L'anno scorso avete parlato di coraggio politico, nel senso che il Comune di Milano per primo appunto ha avviato con noi un progetto appunto che era l'ospitalità dei senza tetto con proprio degli accordi. Noi abbiamo la documentazione del Comune di Milano. Spesso le famiglie che sono state portate sono state inviate dai servizi sociali del Comune di Milano, da degli assessori stessi e a volte dalle forze dell'ordine, addirittura dalle forze dell'ordine. Noi ci è capitato di notte aprire alle 3 di notte perché c'era la pattuglia di polizia che ha trovato la donna da sola in mezzo alla strada e chiedevano di accoglierlo noi, perché il Comune di Milano, evidentemente il Comune di Sesto, non ha alcun tipo di soluzione. Quindi non sarebbe una soluzione, visto che ci sono migliaia di immobili abbandonati, quello di riconoscervi come con una funzione pubblica, visto che funzionate così e funzionate anche bene da molti anni? Assolutamente sì, e poi guardandoci in giro dovremmo anche chiedere quanti soldi sono stati spesi oggi dai cittadini per fare questa azione. Ora si vuole esercitare la forza, c'è uno schieramento enorme di polizia, un cordone di sicurezza attorno a questo residence, ma non è che abbiamo a che fare con dei delinquenti, abbiamo a che fare con delle persone, con donne e bambini che vengono ospitate a spese di nessuno, a spese di nessuno Stato, a spese di nessun comune, e vengono organizzati per sopravvivere, per lavorare, per portare avanti le loro famiglie. E di fronte a questo schieriamo 200, 300, 400, non so nemmeno quanti sono, poliziotti, carabinieri, vigili, che per buttarli fuori. Ma non c'è nessun motivo di ordine pubblico, non c'è nessun motivo di sicurezza, non c'è nessun motivo di nessun genere, se non il fatto che la politica sestese, il sindaco di Sesto e i suoi assessori vogliono speculare un dividendo politico sulla pelle di questa gente. L'unica cosa che si fa è buttare sulla strada, poi quando sono sulla strada ci si lamenta che sono sulla strada. Beh, noi a questo ci opponiamo. Sappiate che noi andremo avanti con le occupazioni, con la difesa delle case pubbliche, con la difesa del diritto a tutti avere un luogo sociale dove vivere. Siamo noi! Siamo noi! Gli abitanti di Milano siamo noi! Siete voi! Siete voi! I pagliacci di Milano siete voi! Bellissimi! Bravo!
quanto potete andare avanti così, nomadi, e poi con queste situazioni che voi stessi sapete che sono illegali, no, alla fine? Quanto potete andare avanti? No, allora, dal nostro punto di vista non è illegale. È illegale lasciare le persone in mezzo alla strada dopo uno sfratto e tenere migliaia, centinaia di stabili chiusi, perché non puoi lasciare la gente in mezzo alla strada quando poi effettivamente delle soluzioni ci potrebbero essere.